Tre mesi fa Luigi Terrone, coordinatore del Partito Democratico di Barretta, annunciava un rimpasto della giunta comunale nell'immediato post-elezioni. Terrone in quell'occasione aveva anche promesso che in vista di quel rimpasto sarebbe tornato a far politica di partito, rinunciando alla sua delega assessorile. Il mancato rimpasto, o mini rimpasto, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni, sarebbe la causa principale del blocco amministrativo che attanaglia la città di Barletta. Questo ha creato un fermo amministrativo, anche perché, ed è così ed è giusto, gli assessori che oggi sono in carica si sentono un po' tutti sulla graticola, in attesa appunto di sapere qual è il loro futuro, e quindi la loro volontà, la loro voglia di operare per la città l'hanno assolutamente persa. Questo ancora una volta a dimostrare come tutto il centro-sinistra a Barletta oggi non funziona più, tutto il centro-sinistra oggi è fermo, tutto il centro-sinistra oggi ha la necessità o di rilanciare l'azione amministrativa, ma come ben vediamo non hanno la forza per farlo, e quindi sarebbe più giusto che tutto il centro-sinistra decida in massa di ritornare a casa. Rimpasto che dovrebbe portare alle riconferme di Franco Pastore, di Michele Tupputi per lo SLI e di Caterina Di Bitonto per l'Italia dei Valori. A parte gli intoccabili, tutto il resto della giunta, come dice Damiani, resta sulla graticola, anche il vice sindaco Franco Caputo e gli assessori Michelangelo Lattanzio e Franco Guerra, tutti e tre in quota PD. Le indecisioni, i ripensamenti, i contrasti interni al PD starebbero di fatti osteggiando le operazioni di rimpasto. Se ne riparlerà questa sera in una importante, ma non sappiamo se decisiva, riunione della maggioranza. Ma torniamo al blocco amministrativo, all'immobilismo e ad un'amministrazione che secondo Damiani si regge solo sui propri numeri e non sui fatti concreti di governo cittadino. Siamo oggi al festeggiare i 2 anni di amministrazione Maffei, e i numeri di un tempo, cioè i 31 consiglieri di maggioranza, sono soltanto un lontano ricordo. Gli ultimi consigli comunali sono stati consigli comunali dove più delle volte è mancato il numero legale proprio per colpa della maggioranza, perché la maggioranza non vi è e non è presente in consiglio comunale, o se alcuni provvedimenti importanti e necessari, tipo il bilancio o altri provvedimenti necessari per l'amministrazione, sono stati approvati esclusivamente con 21 consiglieri, cioè il minimo numero indispensabile per poter approvare un provvedimento. Io voglio ricordare un evento proprio accaduto l'ultimo consiglio comunale, quando si parlava appunto di questioni importanti, come abbiamo visto anche la questione delle consulenze, o c'erano delle variazioni di bilancio importanti, dove la maggioranza ha deciso stranamente di far venire meno il numero legale per poter poi andare in una seduta successiva ed eventualmente avere dei numeri più bassi che potevano portare a termine, voglio dire, quel consiglio comunale. Quindi stranamente abbiamo assistito a un fatto che alquanto anomalo, perché di solito sono le minoranze che molte volte abbandonano l'aula per far mancare il numero. In questo caso a Barletta al contrario assistiamo a maggioranze che vanno via dall'aula per far mancare il numero legale. Intanto l'avvento del 2008 ha portato ad un graduale incremento delle riunioni delle varie commissioni consiliari. Caccia al gettone di presenza? Un tempo, come ben sappiamo, vi era un discorso di indennità fissa, poi c'è stata la legge finanziaria che ha cambiato il sistema e quindi lo ha portato a gettone di presenza. Io voglio dire soltanto una cosa, ritengo che sia anche fondamentale, è giusto che i consiglieri comunque lavorino e producono, però è giusto anche che nel momento in cui si tengono delle riunioni, queste riunioni siano prolifiche e siano portatrici soprattutto di atti propositivi, quindi è giusto che le commissioni anche facciano le giuste riunioni secondo quello che sono veramente i programmi e i calendari che le commissioni decidono, però alla fine sarebbe più necessario che si arrivi a delle proposte da portare in consiglio comunale.